Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Facciamo un check sui cantieri presenti in paese. Da qualche giorno è iniziato il rifacimento della segnaletica orizzontale su alcune strade. L'esempio più visibile è quello in piazza Cavour, dove è stato rifatto il manto stradale o lungo via Opifici e sono comparse le nuove segnaletiche. Proseguono i lavori al campo sportivo Galfra, un po' a rilento devo dire, e si spera che presto termineranno e si potrà quindi pensare alla sistemazione del parco delle rimembranze davanti. Invece sta continuando il lavoro di progettazione del primo lotto delle asfaltature del nostro paese. Quando sarà pronto la progettazione di questo primo lotto per l'anno 2022, andrò ad elencare le vie che verranno asfaltate in questo primo momento. Passiamo agli eventi culturali e alle manifestazioni di questa settimana. Domenica sarà una giornata particolarmente ricca. Domenica è anche la giornata dedicata all'ambiente, è la giornata del verde pulito e il ritrovo per partecipare alla pulizia dei boschi del nostro paese è alle ore 8 qui in piazza Cavour davanti al castello. Sempre domenica 15 invece a Calipolis la festa di primavera che era stata rimandata settimana scorsa a causa maltempo. All'interno della festa ci sarà un contest fotografico, laboratori, uno stand gastronomico e dei mercatini. Alle ore 18 in castello, nel cortile del castello visconteo sede del comune, incomincia il maggio musicale fagnanese con un concerto di pianoforte. Mentre giovedì 19 alle ore 20:45 nell'aula magna Benvenuto Piazza delle scuole Enrico Fermi di Piazza Alfredo di Dio ci sarà la seconda serata dedicata alla settimana a tema per un pugno di like dal titolo Parole ostili. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un nuovo inizio di settimana nuova, speriamo sempre con il sole visto che sono delle giornate deliziose e buona giornata a tutti, al prossimo video.